Ciao a tutti e bentornati a Topos in Fabula. Questa settimana avevo già la puntata pronta, già consegnata, già bella sfornata, ma il nostro prode comandante mi ha ricordato che il 22 luglio è stato il 24esimo anniversario della morte di Giovanni Guareschi. E allora gli rendiamo omaggio analizzando Mondo Piccolo, la serie di racconti apparsa inizialmente su Candido tra il 46 e il 47, che ha dato vita alla leggenda di due personaggi che ormai fanno parte dell'immaginario italiano, cioè Don Camillo e Peppone. Ma prima, come sempre, sigla! Mondo Piccolo si apre con un'introduzione dell'autore, cioè di Giovanni Guareschi, che ha lo scopo di introdurre per l'appunto il lettore all'ambiente in cui si svolge la narrazione, la storia. Oltre a scrivere considerazioni proprie, l'autore presenta tre brevi racconti ambientati nella bassa pianura padana. Dopo l'introduzione e le tre storie prende avvio il romanzo vero e proprio. La narrazione è divisa in 36 capitoli, ciascuno dei quali contiene una piccola storia che inizia e si conclude nello stesso capitolo. Fanno eccezione gli ultimi tre capitoli, per l'appunto, che contengono un'unica storia tripartita. I protagonisti indiscussi dei racconti sono ovviamente il parroco Don Camillo, di pensiero liberale democristiano, e il sindaco Giuseppe Bottazzi, detto Peppone, di pensiero decisamente socialista. Tra i due protagonisti c'è una rivalità piuttosto accesa, alla luce della quale vengono narrati gli episodi di vita quotidiana del paese, argomento dei racconti. Il paese dei due protagonisti non viene specificato, ma è inserito in un contesto preciso. Il luogo è la bassa pianura padana, come dicevamo prima, mentre le storie coprono il tempo di un anno. Oggi sappiamo che il paesello è per l'appunto Brescello. Dicevamo il tempo di un anno, cioè dal dicembre del 46 al dicembre del 47, che è proprio il periodo in cui è stato pubblicato inizialmente la serie di racconti sul Candido, e cioè siamo nell'immediato dopoguerra, secondo dopoguerra chiaramente. Quindi i vari racconti non sono scollegati tra loro, ma hanno un filo conduttore costituito dal susseguirsi delle stagioni nel paese. Accanto alle vicende che hanno origine da motivi politici, ce ne sono altre che invece, pur avendo sempre come causa la rivalità tra Don Camillo e Peppone, non sono a marcato sfondo politico. Poi ci sono altri episodi che hanno origine da altre cause. Ma l'ultima storia invece è la più articolata ed è divisa in tre capitoli, come dicevamo all'inizio. Per poter comprendere questo libro bisogna conoscere a fondo i temi che guidano l'autore, e cioè il clima sociale e politico dell'epoca, per esempio. Senza considerare questo elemento, può sembrare che il libro racconti storie assurde che non avrebbero mai potuto verificarsi nella realtà. Guareschi stesso è consapevole di questi rischi, e infatti l'introduzione ha due funzioni. La prima è ambientare il lettore a un ambiente storico, geografico, sociale diverso dal suo, e introdurre anche indirettamente i temi che guidano il libro. Parleremo in maniera un po' più approfondita poi nella terza parte. Il titolo del libro, Mondo Piccolo, Don Camillo, non indica solo l'argomento della narrazione, ma suggerisce anche alcuni temi di fondo del libro. Il termine mondo determina una caratteristica fondamentale dell'ambiente nel quale si svolge la storia, costituisce un mondo intero con le proprie leggi, la propria cultura, i propri personaggi, e l'ambiente di un paese di campagna qualunque tra l'Appennino e il Po, probabilmente in Emilia Romagna, diciamo un Brescello, immerso nella vita agricola e ancora attaccato alle proprie tradizioni e ai propri costumi, chiuso e diffidente verso tutto ciò che proviene dal mondo esterno. Non è una parte di mondo esteso in contatto con altre realtà, come per esempio poteva essere una grande città che aveva relazioni con molti altri ambienti. È un'entità a sé stante, basata sulle proprie leggi ed autonoma. Il termine piccolo, il secondo termine che compone il titolo, indica il soggetto del libro. Non grandi imprese di uomini illustri, ma le vicende delle persone comuni e umili di un paese di campagna, tra le quali rientrano ovviamente anche il sindaco Peppone e il parroco Don Camillo, che nonostante occupino le due posizioni più importanti nella gerarchia
del mondo, del paese, restano comunque piccoli, cioè umili e semplici come tutti gli altri abitanti, senza alcuna differenza. La specificazione Don Camillo indica a favore di quale personaggio l'autore tende, cioè appunto Don Camillo, che nelle vicende risulta spesso vincente. Il primo elemento fondamentale di un libro, stiamo parlando di mondo piccolo, che permette all'autore di entrare in comunicazione con il lettore, è sicuramente la lingua. Appena dopo, nella narrazione di un testo, ha grande importanza la posizione dell'autore. Consapevole di questo, Guareschi tratta nella sua introduzione della lingua e della sua posizione nella vicenda. La lingua e le posizioni adottate sono quelle di un cronista di un qualunque quotidiano, come quello presso il quale ha lavorato da giovane il buon Guareschi. Il suo racconto non nasce solo dalla pura immaginazione, ma anche dalla considerazione razionale del luogo, del tempo, delle persone che possono dare origine a determinate vicende. Fin dall'inizio appare così l'intento dell'autore di ricercare un grande realismo nelle vicende narrate, che sono collocate in un ambiente preciso, indicato dallo stesso autore. L'abbiamo detto e ripetuto, la bassa pianura padana dal dicembre del 46 al dicembre del 47. In realtà, durante la narrazione, Guareschi non si limita al ruolo di semplice cronista, ma ne amplifica le qualità tipiche. La lingua di una cronaca è già normalmente molto sintetica e lineare, ma l'autore porta all'estremo queste caratteristiche. Così il discorso è scarno ed essenziale, non ci sono parole particolarmente complesse, e in alcuni casi alcune parti della vicenda o le spiegazioni di quanto accaduto vengono omesse e tocca al lettore dedurle. Spesso ci sono cambi di scena improvvisi, senza alcuna introduzione o passaggio tra un ambiente e l'altro. Anche le descrizioni sono molto sintetiche, gli unici particolari sui quali si sofferma Guareschi sono quelli necessari alla storia o ai suoi scopi. Nel libro non c'è nessuna descrizione dettagliata di un luogo, un personaggio, un avvenimento, e sembra quasi che l'autore ne prenda le distanze. Se Guareschi utilizzasse delle descrizioni precise, se raccontasse tutta la storia in modo completo, se spiegasse ogni passaggio della narrazione, il lettore avrebbe un quadro completo e preciso della vicenda. Ma Guareschi non vuole far comprendere al lettore la storia attraverso una narrazione ragionata e calcolata, ma attraverso l'intuito e il sentimento. Il lettore deve intuire le parti mancanti della vicenda, deve immaginarsi tutti gli aspetti che non vengono narrati. In questo modo la sua fantasia ha spazio e la vicenda tocca da vicino il lettore, perché non è appresa solo con un ragionamento, ma anche attraverso il sentimento. Per questo utilizza un linguaggio anche molto vicino a quello parlato, fa ampio uso di modi di dire popolari e di termini usati nella lingua parlata, senza però mai servirsi del dialetto vero e proprio. Gli aggettivi compaiono, ma lo fanno solo quando bisogna esprimere un concetto particolare che è importante per la storia, oppure quando si deve comunicare un concetto particolarmente intenso. Seguendo sempre il criterio di imparzialità della cronaca, Guareschi non inserisce quasi mai direttamente i suoi commenti nel racconto, ad eccezione ovviamente di alcune occasioni. L'assenza di commenti diretti però non vuol dire che l'autore rinunci ad esporre la propria opinione riguardo alla storia. Il suo parere emerge indirettamente dalle parole dei personaggi o da un particolare modo di presentare i fatti, che fanno nascere nel lettore un giudizio spontaneo. Di volta in volta, a seconda che a sbagliare sia Pippone o Don Camillo, l'altro compagno gli si oppone e dal dialogo tra i due emerge il giudizio negativo sull'errore che si sta compiendo. Al contrario, il Cristo rappresenta la voce della sua coscienza e quindi ne rappresenta in pieno il pensiero. Considerando la grande religiosità di Guareschi, il legame tra l'autore e il Cristo del libro è evidente. Come Dio è l'entità suprema che governa e guida il mondo e gli uomini che lo abitano, così l'autore è colui che guida e decide le vicende del libro. Grazie al personaggio di Cristo, Guareschi non solo può esprimere il suo parere, ma può addirittura dialogare con i suoi stessi personaggi, creando un confronto molto efficace tra la sua opinione e la loro, dal quale il lettore può trarre un insegnamento più convinto. Sicuramente il primo tema che risulta evidente nelle vicende di Don Camillo e Peppone è quello politico. La rivalità tra i due uomini si basa sia su motivi personali che su motivi politici, anzi spesso sono i motivi politici i veri motori delle storie. Anche quando il motivo dello scontro è diverso, c'è sempre il rischio che la discussione assuma un tono politico. La visione politica dei personaggi è sicuramente portata agli estremi e i loro ragionamenti si basano spesso su stereotipi, ma nonostante questa tendenza, l'ambiente descritto nel libro riflette molto bene il clima fortemente politico e politicizzato dell'Italia del dopoguerra. Guareschi, che pubblica il suo libro a distanza di pochi anni dall'epoca in cui le sue storie avvengono, decide di non esprimere a parte giudizi politici. Sia Peppone che Don Camillo esprimono liberamente il loro parere di sinistra o di destra, senza che l'autore penalizzi nessuno dei due. Anzi, forse in questo risiede l'interesse che il libro può suscitare. Il lettore, in base alle proprie idee,
può decidere se schierarsi con Peppone o con Don Camillo, perché alla fine nessuna delle due visioni del mondo viene messa in secondo piano. Da questa scelta dell'autore si può dedurre la sua probabile posizione politica, cioè quella di un uomo moderato. Un altro tema fondamentale del libro è il progresso, visto come elemento negativo qui. Per alcune cose ha tanti tratti in comune con Tolkien, non di certo la descrittività, perché mentre Guareschi è molto scarno, Tolkien si dilunga in pagine e pagine e pagine di descrizione, ma se parliamo del progresso come elemento negativo, direi che i due vanno a braccetto. L'uomo si affanna nel raggiungere nuove scoperte scientifiche, per trovare nuove organizzazioni sociali, per cercare di capire il senso della vita, perdendo di vista il vero senso della realtà e i grandi valori della sua esistenza, che per l'autore sono la fede in Dio e la semplicità della vita. Un altro tema di fondo che emerge nel libro è il forte senso di campanilismo dell'autore. Guareschi è affezionato alla sua terra e ne valorizza molto le tradizioni, opponendole alle altre. Così, per esempio, nell'introduzione afferma che il Po che scorre nella sua terra è, cito, l'unico fiume rispettabile che esista in Italia, mentre le cascate del Niagara sono fenomeni da baraccone perché estranee al mondo dell'autore. Anche se il Po sorge sul Monviso, per Guareschi il Po comincia a Piacenza, perché lì inizia il suo mondo piccolo, al quale è tanto legato. Altro elemento del campanilismo dell'autore è l'opposizione tra gli uomini di città e quelli di campagna. La seconda storia dell'introduzione è tutta incentrata sullo scontro tra uomini di campagna che incarnano i valori positivi della semplicità e della fede in Dio e gli uomini di città che incarnano invece i valori negativi del progresso e della fede nella ragione. Una storia d'altri tempi per un'Italia d'altri tempi, anche se sono convinto che l'opinione di Guareschi sarebbe interessante nel contesto politico che stiamo vivendo oggi, un clima di buffoni irresponsabili ai quali farebbe bene un po' di guareschiani ceffoni. Ma questa ovviamente è la mia non tanto umile opinione.